importantissimo, nel senso che ho sempre strimpellato la chitarra, non mi ricordo da sempre, insomma, ho sempre scritto canzonette, ho sempre... è venuta prima la chitarra e Fabrizio De André dell'Amleto di Shakespeare. Quindi questo è sempre stato qualcosa che mi ha accompagnato, forse come le vere passioni, giustamente è rimasta segreta, nel senso che una piccola orchestra di Ottava era riuscita a farmi fare un disco di quelle canzoni, ma proprio solamente perché erano loro, sennò probabilmente non l'avrei mai fatto. Però forse proprio perché era segreta, è stata una brace sotto che ha sempre ardente, che è sempre rimasta viva sotto, insomma. Io in fondo, anche quando studio una parte, io ho una formazione teatrale, quindi io parto a tavolino con la parola scritta e la analizzo, sia da un punto di vista lessicale, quindi scelgo le parole, sia da un punto di vista fonetico, capisco se c'è un dialetto da usare, cioè che capisco proprio la respirazione. Quando ho capito, solo quando ho capito tutte queste cose, mi alzo e muovo il corpo. Ecco, questo insomma, per dirvi che insomma, è qualcosa che continuo a fare, insomma, cioè, io faccio il cinema in un modo teatrale. E la mia la possibilità di andare dietro la macchina da presa proprio nasce dalla, non vorrei dire necessità, comunque dalla possibilità di sposare il teatro e la musica al cinema. Semmai dovessi tornare dietro alla macchina da presa, il naturale proseguimento di quello che ho fatto forse sarebbe un film musicale tout court. Non voglio usare la parola musical perché non appartiene alla nostra cultura, questa parola direi più appunto. Anche perché è un genere preciso che ha delle regole, Sì, poi è direi più difficile. una commedia musicale. Ecco. Sono sempre stato piuttosto onnivoro musicalmente parlando, nel senso che proprio penso sì che ci sia bella musica e brutta musica, insomma, però tuttora l'ascolto tutta. Ecco, De André l'ho nominato perché De André è stato veramente un compagno di viaggio. Studi i testi, li analizzi, impari le canzoni a memoria, le ti sembra che ti parlino, no? Quelle cose. Poi ho avuto la fortuna, purtroppo tardissimo, insomma, quando se n'è andato, di conoscerlo. Ho un CD delle nuvole autografato che tengo incorniciato, questo sono. Quindi direi lui. Se usi la musica per entrare o capire un personaggio, ancora oggi. Sì, nel senso che quando è possibile, perché poi non solo nel mio film, mi è capitato altre volte di interpretare film di cui il regista già conosceva le musiche, Il ritorno di Casanova è uno di quelli, Gabriele già aveva fatto le scelte musicali prima di girare. E quindi tutta la parte, la preparazione avviene con questa colonna sonora, naturalmente, che aiutano poco effettivamente. Quindi sì.